Salve amiche ed amici che mi seguite in YouTube. Il tema del giorno sarà di nuovo il tablet Eurocase EUTB 710 MDQ. Già di questo tablet ne ho parlato in occasione dell'affrontare il tema del problema del Android System UI Hard Stopped, che gli ho dedicato un video. Succedeva che si bloccava qualcosa nella barra delle indicazioni. Questo tablet ha il Jelly Beam 4.2.2, non appare l'immagine del desktop, appare tutto nero. E ogni volta che appare questo messaggio Android System UI Hard Stopped, tu metti yes, però ti riappare a ogni istante. All'inizio, riavviando il tablet, funzionava. Poi lo spegnevo, lo accendevo di nuovo e non funzionava più. E succedeva una cosa strana. Quando funzionava normalmente, andavo in applicazioni e registratore di suono, di voce non c'era, c'era un robottino verde. Quando invece non funzionava perché c'era l'Android System UI Hard Stopped, andavo in applicazioni quando ci riuscivo in quell'istante e invece c'era l'icona dell'applicazione, un cerchio bianco con un disco bianco con cerchio rosso e microfono rosso e diceva registratore di voce. Quindi probabilmente è stato, visto che me l'hanno riparato questo tablet economico che non consiglio di comprare, me l'hanno riparato 8 volte fra la garanzia di fabbrica e la garanzia estesa, forse è un problema occasionato o dal software o dall'hardware del registratore di voce. Cosa strana perché i filmati con suono li faceva tanto con Android System UI Hard Stopped come con quando funzionava normalmente. Poi è cessato del tutto di funzionare e vi farò vedere che è successo dopo che ha lanciato varie volte il messaggio Android System UI Hard Stopped, che all'inizio funzionava almeno finché stava acceso, riavviandolo, riassettandolo. Poi neanche bastava riassettarlo perché funzionasse, sempre appariva questo Android System UI Hard Stopped. Poi alla fine però è successo qualcosa di nuovo, che è quello che vi dirò oggi. Eccoci qua con il nostro tablet Eurocase EUTB 710 MDQ. Una chiavica di tablet che non vi consiglio di comprare. Voi cercate in internet, lo accendiamo, vedete l'icona del robotino, continuate a vedere l'icona del robotino e lo continuerete a vedere perché non vedrete nient'altro. Non so se vada in lop o che ci abbia, perché purtroppo i tasti che ci sono a disposizione sono due. Uno che dice ESC, in pratica è il tasto Home. E un altro dice Power, che non è il tasto dei Power Ranger, ma è per accenderlo.
Di solito il robotino si vedeva per qualche istante. Adesso io non so che fare. L'unica cosa per uscire da questo è schiacciare ESC e POWER per 10 secondi. Fa tic e si spegne. Veramente, non so proprio che pesci pigliare. Se lo accendo, poi non. Poi si può rispegnere. Ma non succede null'altro. In pratica, io innanzitutto vi suggerisco di non comprare marche economiche, poi di non comprare marche secondarie, sottomarche come la Eurocase. Per quello che le marche che importano si fanno pagare molto, ma hanno tutto un altro supporto del prodotto. Perché io non riesco a trovare nella web pagina di Eurocase la room per poter sostituire quella che eventualmente è difettosa. Invece, se compri Samsung, se compri LG, dalla pagina ti fanno scaricare dalla web pagina la room attualizzata per il tablet. Avevo sentito che mettendo qua nella ranura della targhetta micro SD una ROM possa caricarsi. Però innanzitutto bisognerebbe entrare in recovery mode. E poi bisogna trovare la room ideale per questo tablet. Il fatto che la Eurocase è una sottomarca che quasi nessun programmatore prende in considerazione. Se io avessi un Samsung o un Motorola o quello che sia, probabilmente ci saranno centinaia di room per questo modello di tablet. Invece è un Eurocase. E quasi nessuno lo conosce, quindi alla fine nessuno disegnerebbe, perderebbe del tempo vedendo di modificare la room, perché in casi come questi, in incidenti come questi, possa essere sostituita o si possa far funzionare la room da una targhetta micro SD, perché è una marca che ha poca vendita magari. Quindi purtroppo io mi sono andato a inchiodare con questo tablet che mi è durato 8 mesi. Se fosse stato di marca, magari avrei cercato in internet e avrebbero fatto per la marca e il modello di ultimo grido una room. Comunque io non perdo la speranza e vi domando a tutte e tutti voi, c'è la maniera di recuperare questo tablet? Si può attraverso la micro SD, la micro targhetta di memoria, far funzionare un sistema operativo o caricare uno che sia buono per questo tablet? Questo tablet funzionava con Android 4.2.2 Jelly Bean, e non credo che possa funzionare con un Android superiore perché non ha mai ricevuto l'attualizzazione OTA. Allora, per favore, ditemi se c'è la maniera di mettere in una targhetta di memoria micro SD una ROM che sia Jelly Bean 4.2.2 e resuscitare in qualche modo il tablet.
facendo funzionare la ROM dalla targhetta di memoria oppure installandola nel sistema. Il fatto è che questo tablet non ha i bottoni del volume, per cui non si può fare il recovery con i bottoni. Si può con i bottoni accendere e spegnere, ce n'è solo due, ma uno è del power e l'altro è del ESC, ossia home. Quindi sto incasinato. Dall'ultima volta che ho fatto il video su Android System UI Hard-stopped, qualche giorno dopo, questo tablet ha peggiorato. Vi ringrazierei se mi trovaste una soluzione, perché mi spiace aver perso del denaro. Anche perché io sono disoccupato. Ogni cosa che mi si rompe è una cosa che mi costa cara. Io non è che posso comprare tablet costosi. Mi sto registrando con un Nokia Asha 302. Adesso gli vado a dare lezione nel computer. Quindi vi ringrazierei di cuore, care amiche ed amici che mi seguite, se mi diceste se questo tablet Eurocase EUTB 710 MDQ può essere salvato mettendo una ROM nella targhetta micro SD, oppure se attraverso il computer, che io non so usare Odin o un altro che altri, però mi hanno detto che si potrebbe vedere di restaurare il sistema, ma io non so niente di tutto questo. Quindi vi ringrazierei se potreste dare un metodo per restaurare questo tablet. A me è costato molto, anche se era molto economico. Il fatto che sono già quasi un anno o due che non lo posso usare, mi è durato 8 mesi, l'ho comprato, me l'ha regalato mia madre come regalo di Natale del 2013, e quindi questo Natale sarebbero 2 anni, 14, 15, 14, 15. 3 anni, se sono 2 anni e mezzo che ce l'ho, è durato solo 8 mesi, è una grande pena. E quindi, se qualcuno di voi potrebbe suggerire come ripararlo, se attraverso una ROM nella targhetta micro SD, oppure non so, collegandolo a quel computer che poi lo riconosce, come entrare dentro e riparare gli archivi, non so, non ha root. Comunque vi ringrazio di tutto, grazie per seguirmi e aspetto suggerimenti. Magari scrivete nello spazio dialoghi del mio canale di YouTube oppure sotto il video. Arrivederci dal vostro Saint Chan e grazie di seguirmi.